Allora, prosegue il nostro focus on su alcune scelte editoriali più o meno felici, o, insomma, o alquanto discutibili. E stavolta, insomma, prenderò a campione i volumi, quelli belli corposi, cioè con sovracopertina delle edizioni, insomma, fatte veramente molto bene. I manga che andrò a citare, insomma, che prenderò ad esempio, sono Excel Saga, Ikki Thousand, GTO e Black Lagoon. Allora, partiamo innanzitutto da Excel Saga. Nel 2001, eccolo qua, costava più o meno 7.900 lire, ossia 4,08 euro. Il manga usciva pressappoco nello stesso periodo in cui MTV, insomma, passava l'anime sul proprio canale. È un discreto malloppone, insomma, sono circa 190 pagine. Uno pensa 4 euro e 8, insomma, 8 centesimi è un prezzo, insomma, accettabile. C'è sovracopertina. Poi vi faccio vedere anche, vabbè, i formati ve li metto giusto a paragone per farvi vedere anche la grandezza del manga. Insomma, magari non sarà un titolo di primissimo piano, però bene o male, insomma, qualcosina aveva una discreta fama. Succedeva che è una trama abbastanza semplice, abbastanza flebile. Onestamente, non ha una trama propria, cioè si basa sostanzialmente sulle disavventure prendendo citazioni di personaggi famosi, film, telefilm, insomma, una sorta di parodia di altri personaggi. Quindi si basa più su fonti esterne che su una storia propria. Però attenzione, la DINIT, perché qua veramente sono dei geni, che cosa succede? Il manga, come detto prima, non vende. E allora, nel giro di pochi mesi, questo è il numero 8, guardate che cosa fa? Ci spara un prezzo di 1,40 euro superiore. Cioè, questo è il numero 8 di Eren Saga. E nello stesso anno non sono uscite ristampe, però insomma, del tipo, se non riesco a venderlo a 4,08 euro, che cosa fate? Vi alzo il prezzo di copertina. Tada! Cioè, giustamente, qua ovviamente i commenti si sprecheranno su chi fa parte del marketing, ma comunque, insomma, ripeto, a ognuno la sua opinione. Poi, vabbè, se vogliamo scomodare uno dei forse dei più recenti mostri sacri nel campo dell'animazione, forse un termine un po' troppo prematuro, parliamo di Black Lagoon. Eccolo qua, vabbè, questo è il numero 8 del febbraio del 2009. Io sono fermo all'ottavo numero, poi non ho più saputo niente, visto che in Giappone è ancora in corso. Pare che sia comunque arrivato in Italia, siamo allo stesso punto in Giappone, però insomma, siamo da un po' troppo tempo fermi al numero 8. Spero di essermi perso qualche albo io in fumetteria che sia continuato ad uscire. Comunque, vabbè, anche questo è un po' più sottile di Excel Saga, eh. Cioè, notate che come spessore Excel Saga è abbastanza grosso. E Black Lagoon, insomma, ha 4,90 euro di prezzo, insomma, dice abbordabile. Non so adesso quanti numeri sia Black Lagoon, onestamente. Di Eren Saga dovrebbero essere circa 22 o 23, che per 5,40 euro, insomma, mi sembra una spesa abbastanza onerosa da sostenere, sempre che non ci sparino degli altri aumenti di prezzo nel mentre che lo pubblicano, che non si sa mai. Comunque, se vogliamo andare a vedere un altro manga, non dico che sia una ladrata come quella di Pluto che costa 7 euro, io non prendo Pluto, però succede che mi è capitato tra le mani Ikki Thousand. Allora, Ikki Thousand è una sberla di manga da 6 euro a volume, anzi, ecco, giusto, della J-Pop. Però questa è un'edizione veramente con i controattributi, perché ha sovracopertina. Vabbè, l'avevo già fatto vedere nella recensione. Poi comunque ha una sorta di mini poster a colori all'interno. Eccolo qua. Dopodiché la carta è stupenda, è anche un volume abbastanza corposo. Ripeto, il numero 6 è uscito con un po' di ritardo. Dovrebbe uscire intorno al 12 maggio. Quindi non,
Non so se lo vogliono fare bimestrale o cosa, so solo che vabbè, questo numero, io l'ultimo numero, il 5, non voglio dare indicazioni sbagliate, so che il 6, insomma, è uscito un attimino con un po' di ritardo sulla tabella di marcia normale. Però comunque è un'edizione che costa una botta di soldi, insomma 6 euro, però dico è un'edizione che potrebbe valerli. Poi la trama non è che sia sto granché, però insomma, come edizione, a prescindere dal titolo e dal contenuto, ripeto, sono 6 euro che penso possano valere se ne spendete 7 per Pluto, e penso che comunque sia, ho sentito critiche abbastanza favorevoli, salvo il prezzo. Ripeto, 6 euro per un'edizione del genere, e parlo di edizione, potrebbero starci a seconda delle tasche di ognuno di voi. Finiamo tirando in ballo forse uno dei capolavori più recenti. Eccolo qua, GTO 4,40 euro. Questa comunque è la prima stampa di GTO, quindi non ho preso la ristampa, io ce l'ho avuto la fortuna. Fortuna, l'ho preso la prima volta che è stato pubblicato, quindi ho la serie di 25 numeri, non ho quella con i mallopponi che sono doppi del normale. Comunque adesso andiamo ad accostare i vari volumi in velocità prima che scada il tempo e vi faccio vedere più o meno quanto siano differenti tra loro. Ho alcuni anche della stessa casa editrice, ma se vogliamo andare a vedere innanzitutto, anzi, vedrete che, vediamo di fare un'inquadratura a random, rispetto agli altri, GTO è un pigmeo. Cioè, ripeto, fidatevi, stanno appoggiati tutti sulla scrivania contro il case del computer. Quindi, insomma, vedete che 4,40 euro per GTO, insomma 6 euro per i Kitausen. Il manga più grande e più voluminoso è quello di Excel Saga tra i tre. Anche Black Lagoon, insomma, è un attimino più sottiletta tra i tre. Adesso ve li faccio vedere di dorso. Quindi, insomma, preparatevi. E vedrete che, vedete che GTO è vabbè, è piccolo, vabbè, GTO forse è come è quello che dovrebbe godere di maggior fama, però insomma Excel Saga, insomma, era un discreto volumozzo, quindi insomma nulla da lamentarvi per se sono volumi troppo corti. C'è, cioè, anche i Kitausen, abbastanza breve, è molto meno spesso rispetto a Black Lagoon o a Excel Saga. Comunque, vedete adesso il rapporto qualità-prezzo com'è, quindi ripeto, io per adesso ho messo a paragone questi titoli, quelli che hanno l'edizione più somigliante tra di loro, e lascio a voi insomma la parola. Grazie ancora dell'attenzione, al prossimo video.